cucina e con essa tornano gli appuntamenti legati all'arte pasticcera piemontese, da dolci portici a una mole di colombe, tantissimi maestri del gusto in concorso. Camilla Nata. Un dolcissimo fine settimana sotto la mole dedicato al lievitato per eccellenza, la colomba, e a una nuova edizione di Dolci Portici 2023 che torna anche quest'anno nel capoluogo piemontese. Quando parliamo di lievitati così complessi è difficile utilizzare farine diverse da quelle di grano tenero, abbiamo bisogno di farine con una quantità di proteine importanti, perché produrre una colomba significa, cioè un processo di produzione molto lungo, un impasto molto ricco di uova, di burro. Noi per i nostri lievitati utilizziamo ingredienti 100% italiano. Colomba, zenzero, ananas e lime. Abbiamo voluto sfruttare quel gusto piccante dello zenzero, la dolcezza dell'ananas e l'acidità del lime. Abbiamo usato lo speculoos, il caffè e la mela. L'occasione è di scoprire la tradizione, la storia, il futuro e l'unicità della pasticceria e della cioccolateria. Qui in centro con 30 operatori, di cui 10 maestri del gusto, questo progetto di Camera di Commercio che mette insieme le capacità del fare con i prodotti tipici del nostro territorio. Tantissimi maestri del gusto con i loro lievitati e l'ormai classico concorso di una mole di colombe per decretare il dolce pasquale migliore di questa edizione 2023. Si parte dall'aspetto visivo, per cui come si presenta, il colore che deve essere dorato perché la colomba è ricca di uova, è ricca di canditi, è importante anche la quantità dei canditi rispetto alla struttura del prodotto e poi chiaramente i profumi.